Hola a tutti raga e benvenuti sempre in un nuovo video assaggio del vostro Fuke Shiny. Quest'oggi sempre comprata su Amazon. Vi faccio vedere il contenuto e proverò qualcosa del contenuto della Crave Box. Lo leggete qui sullo sfondo. Che questa è una box sia di cose un po' più schifose, tra virgolette americane, e sia ci sono delle cose un po' più salutari, quindi ecco, diciamo media un po'. Non ha solo schifezza, ecco, per intenderci. Allora, iniziamo. Vi faccio vedere questi qui, di cui ovviamente ne assaggerò solo uno perché alla fine sono sempre le stesse cose. E abbiamo i fruit snacks, che praticamente sono della frutta disidratata. Qui, insomma, sulla confezione potete vedere la frutta che c'è. Io proverò. Qui ci sono le berry and cherries, queste sono moths, sono vabbè, anche qui assorted fruit, anche se queste sono delle caramelle, più che altro. Forse sono caramelle, non sono frutta secca, sapete? Vediamo, ne apriamo una. Qui abbiamo vitamina C, vitamina A, vitamina E, non ha grassi, gluten free, no preservatives, ok. Quindi ne assaggiamo solo una. Ma mi ispira l'Island Fruit, quindi diamo di questo. Tanto gli altri sono uguali. Non ho le forbici, ma penso di poterlo. Aspettate. Ok. L'ho aperto in maniera un po' male bene. Ah sì, sono delle caramelle gommose, ok. Avevo sbagliato io. Hanno varie forme. Questo sarà il kiwi. Assaggiamo il kiwi. Buona, dai. Sono caramelle con gommoso e con real fruit, quindi alla fine sono più salutari di altre, diciamo. Abbiamo. Queste me le tolgo subito. Di queste ne trovate due nel pacco. Questa è mela verde e lampone, credo. Sì. E qui praticamente c'è la polverina e qui c'è la caramella dove intingere. Per intingere, diciamo, la polverina. Eccola. Allora, la caramella è questa, sono tipo i Crayola per intenderci. Che a me non mi dovrebbe piacere perché le cose aspre, voi lo sapete. Allora, lo stick è semplicemente dolce. Bisogna leccarlo un po', altrimenti la polverina non rimane attaccata. Eccola qui. Non so se colora anche la lingua, può essere di sì. Non è molto aspra, quindi diciamo che non è proprio malvagia. Vediamo. È mangiabile. Diciamo che non è proprio questa cosa. Pensavo fosse molto più aspra. E ne trovate due. Poi abbiamo questa, tanto non ci roviniamo la bocca perché le Twizzlers, qualsiasi gusto voi prendiate, questo tipo è fragola, strawberry, non sanno di niente. Nel pacco ne trovate due. Cioè, fanno veramente schifo queste caramelle. Sto cercando di levarla dalla confezione, aspettate un momento. Eccole qui, sono bucate, alcuni dicono che dovrebbero fungere da cannuccia, ma vabbè. Non sanno di niente. Plastica.
Beh, le sputo proprio. Meno male che qui c'è una spazzatura. Mai, mai comprare le Twizzlers. Mai, mai al mondo queste qui. Mai. Mai. Di nessun gusto. Sono tutte schifo. Wow. Poi abbiamo anche qui le Laffy Taffy. Qui abbiamo banana e fragola, che anche queste non assaggio perché anche nel precedente video sono caramelle mu alla frutta normali. Questi invece mi ispirano parecchio perché mi piace molto il formaggio. E qui è praticamente toast chi, quindi penso che siano cracker al formaggio con la crema di burro d'arachidi, quindi deve essere un qualcosa di, cioè, solo questo pacchetto ha 220 calorie. Sono parecchio pesanti, però secondo me sono buonissimi. Cioè, il formaggio puro d'arachidi deve essere una bomba. Ne proviamo uno, ovviamente. Eccolo qui. Ok. No, vabbè. Se lo trovate. Cioè, io questa box la ricomprerei solo per questi. No, vabbè. È un qualcosa di buonissimo. Vabbè, basta, allontanatemi, se no qui succede la guerra. Poi Oreo classici con la crema alla vaniglia, non li apro perché vabbè, dai, li conosciamo tutti. Idem i famosi pesciolini, i goldfish. Questi sono al cheddar, questi li ho assaggiati anche in altri miei video. Sono praticamente come se fossero dei salatini, tipo crack, salatini al formaggio, possono fare i gusti, sono anche dolci, quindi non li apro perché sono come i salatini al formaggio, niente di che. Poi un altro che mi ispira parecchio è i cheez-it, che io adoro. In realtà mi piacciono più i cheez-it col formaggio bianco più che con il cheddar. Questi sono però Grooves e sono hot spice cheddar, insomma, quindi e al formaggio, però sto dovrebbe essere piccanti e speziati, per cui noi andiamo ad assaggiare, no? Che dico. Allora, eccoli qui. Buonissimo. Cavolo, se piccano buoni. Vedete, piace il piccante perché si sente parecchio il piccante. Sì, decisamente. E poi, come ultimo snack di questa prima parte, perché anche qua ne faremo due parti, ci sono i Pure Pop Simply Delicious Popcorn. Quindi niente di, quindi mais, olio di girasole e sale, quindi non hanno gusti particolari. Questo è l'ultimo snack di questa prima parte. Eccoli qui. Beh, non si vedono. Dai, sono popcorn normali. Niente di particolare. Va bene, ragazzi. Allora, questa prima parte termina qui. Io vi aspetto per la seconda.